Grazie Presidente. Allora, l'oggetto dell'ordine del giorno è morosità incolpevole. Leggo il testo dell'ordine del giorno. La profonda crisi economica ha aperto un nuovo fronte di emergenza abitativa. Proprio per questo lo Stato, con il DL numero 102 del 2013, convertito nella legge numero 124 del 2013, ha istituito un fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. L'istituto della morosità incolpevole si inserisce nelle situazioni in cui nei contratti di locazione abitativa il mancato pagamento del canone sia dovuto a situazioni oggettive di sopraggiunta difficoltà economica. Compito fondamentale è quello riservato dalla legge ai comuni, i quali dovranno naturalmente utilizzare, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate dalla Regione, le risorse del fondo provvedendo a fornire un aiuto economico per le famiglie in crisi locativa, al fine di sanare la morosità, che può arrivare fino all'importo massimo di euro 8.000. Dato che ad oggi l'amministrazione comunale non ha provveduto a predisporre i relativi procedimenti amministrativi e poi predisporre i relativi bandi, si impegna l'amministrazione a predisporre tutti gli atti necessari affinché si possa accedere al fondo per morosità incolpevole. Allora, l'ordine del giorno sta trattando sostanzialmente, secondo me, secondo credo tutti, un tema molto particolare, che è quello della difficoltà di molte famiglie che non riescono più a pagare i canoni di affitto, ovviamente, ai proprietari degli immobili, per cause oggettive dettate dalla perdita del lavoro, dal licenziamento, da difficoltà economiche. E il Ministero delle Infrastrutture nel 2013 ha predisposto questa possibilità, che è a vantaggio sia di coloro i quali hanno la casa in affitto, ma anche dei proprietari della casa, perché chiaramente c'è una forte difficoltà. Per realizzare ciò sono state quindi inserite delle somme che possono utilizzare i comuni, predisponendo degli atti, ovviamente, prima propedeutici, affinché le famiglie bagheresi possano accedere a questo fondo. Non sfuggirà a nessuno sicuramente che potrebbe essere un aiuto notevole in una situazione in cui obiettivamente diviene difficile poter pagare i canoni d'affitto, e piuttosto che poi ricorrere allo sfratto o andare a finire addirittura in mezzo alla strada, come capita purtroppo ad alcune famiglie bagheresi, questo potrebbe essere, come dire, una boccata d'ossigeno. Ovviamente questo ordine del giorno mi è stato sollecitato da un centinaio di cittadini, che ringrazio qui pubblicamente: Serafino La Corte, Eusebio, Francesco, Daniele, adesso non li ricordo tutti. Mi auguro che quest'ordine del giorno ovviamente trovi, come dire, accoglimento in quest'aula, perché daremmo realmente una boccata d'ossigeno ai nostri fratelli e sorelle bagheresi. Per cui io, nella presentazione dell'ordine del giorno, lascio qui e ringrazio nuovamente i cittadini che mi hanno aiutato nel predisporre questo ordine del giorno. Grazie.